l'esperienza maturata nella progettazione e nello sviluppo dei mezzi militari per la pubblica amministrazione è stata anche portata sui battelli da diporto, soprattutto nelle novità che presentiamo a Genova quest'anno, tra cui il 540 e il 470 stile e premium. Qui siamo di fronte alle due novità del Salone Nautico di Genova per Arimar e sono il 470 Premium e il 5,40 Stile. I due battelli si differenziano prima di tutto per il nome, ma soprattutto per la tipologia di tessuto impiegato per la fabbricazione. Arimar da diversi anni produce i battelli sia in tessuto gommato sia in PVC, che è il materiale che è stato tradizionalmente usato nel corso degli anni da Arimar. Questi due battelli si identificano e si caratterizzano soprattutto per la doppia seduta di guida, cosa che in queste misure difficilmente si può trovare. Arimar vanta una produzione di circa 22 modelli di tender, dal più piccolo che è il 1,85 m fino al più grande che è 3,70 m. Varie tipologie di fondi, quindi varie tipologie di utilizzo, dal diporto fino al tempo libero e al camper. Fondi che vanno dal vetroresina allo smontabile con paglione in legno, al fondo pneumatico ad alta pressione, al chiglia di vetroresina estraibile fino allo steccato. Novità di quest'anno, abbiamo aggiunto a tutti i vari modelli anche il fondo con pagliolo in alluminio che va da 2,10 m a 3,70 m. La propulsione idrogetto ha tantissimi vantaggi, quello soprattutto della sicurezza. Non abbiamo un'elica esposta, non abbiamo pericolosità per i bagnanti e soprattutto anche la possibilità di avvicinarci alla costa senza dover alzare il motore e mettere a repentaglio la sicurezza di chi sta facendo il bagno. Parliamo del nuovo modello della gamma Jet Arimar, lo Slim Jet 3.2. Un battello intelligente, sfruttato negli spazi. Come potete vedere, questa tipologia di tender è stato progettato e costruito con il semitubo, quindi abbiamo lavorato soprattutto negli spazi interni, nel peso, nel look, nel design e soprattutto con questo sistema innovativo di console reclinabile possiamo andare a alloggiare il tender anche in garage di piccole dimensioni. Ma questo sistema è anche comodo per poter regolare in base alla corporatura, alla statura e anche all'impostazione di guida del pilota la console in qualsiasi altezza noi lo desideriamo. Il battello è fornito di ogni comfort, dalle luci di via alle luci a LED, è motorizzato 143 cavalli turbo Weber, lo stesso motore che Arimar utilizza anche sulla gamma Sprint Jet e Jet Set, che già è presente sul mercato da circa 4 anni.
Sì, siamo di fronte alla Zattera Costiera, il prodotto tra virgolette che è stato un po' il leitmotiv della scorsa stagione. Quello che noi non vorremmo mai utilizzare a bordo della nostra imbarcazione, ma fondamentalmente nel caso in cui sia necessario dalle 6 a 12 miglia, è un prodotto estremamente sicuro e soprattutto possono avvalersi di dotazioni di sicurezza che prima nel vecchio apparecchio galleggiante non erano contenute, come l'acqua, la torcia, le pile, la sassola, la spugna e il kit di riparazione. Questa zattera deriva sostanzialmente dalla zattera ISO 9650, che è la zattera che viene impiegata a bordo di unità da diporto oltre le 12 miglia, che si va poi ad affiancare alle zattere che noi produciamo in altre serie, come la zattera Solas, le zattere per la Francia, le zattere per il diporto Grecia, le zattere per la Spagna e le zattere International.